In quel tempo, molti videro partire il Signore Gesù e gli Apostoli e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli, dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congedali, in modo che andando per le campagne e i villaggi nei dintorni possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare?» Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. E ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro. E divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene, e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Parola del Signore. Due domeniche fa abbiamo sentito questo stesso Vangelo, in realtà il parallelo nella versione di Matteo, che ci ha raccontato di questo grande miracolo che Gesù compie. E il brano che oggi abbiamo ascoltato si collega direttamente a quello di ieri, lo ricorderete, i primi 2 versetti che abbiamo letto sono proprio gli ultimi 2 del brano di Vangelo di ieri, che ci raccontano di questo sguardo compassionevole di Gesù sulla folla che va a cercarlo. Ma questo sguardo non si ferma a uno sguardo di compassione, non è solamente la comprensione che Dio ha profonda del cuore dell'uomo, ma diventa azione laddove la compassione riconosce un bisogno. E se un paio di domeniche fa, commentando il Vangelo, dicevo, mi soffermavo soprattutto sulla riflessione della necessità che siano i discepoli non solo a dare da mangiare, ma a diventare essi stessi il nutrimento per questi uomini e per queste donne, credo che oggi quello che mi colpisce di più è questa affinità tra i gesti che Gesù compie e i gesti che compirà nell'ultima cena: prendere il pane, rendere grazie, spezzarlo, distribuirlo. È quello che commemoriamo e che celebriamo ogni giorno quando celebriamo la messa, quello che fece Gesù nel cenacolo, nell'ultima cena, e che in qualche modo anticipa con questo pane, che è un pane che nutre ma fa tornare la fame, a differenza di quell'altro pane che nutre e trasforma la vita. Quanta fede abbiamo nella forza dei sacramenti, nella forza dell'Eucarestia, che entra nella nostra vita come un nutrimento nuovo. Quando riceviamo la comunione siamo consapevoli del grande mistero sul quale ci affacciamo, oppure diventa un gesto abitudinario, fatto forse un po' più senza pensarci, ecco, una cosa che quotidianamente si ripete come tante altre. Perché non è così per Dio. Ogni volta che il Signore entra nella nostra vita è un'esperienza nuova, un'esperienza singolare. È un incontro nuovo che Lui rinnova nella vita di chi si fida di Lui. Ecco che cosa significa prendere il pane e i pesci, in questo caso, alzare gli occhi al cielo, recitare la benedizione, spezzarli e poi darli ai Suoi discepoli perché li distribuiscano. Anche a noi viene dato un pane, perché noi sappiamo distribuire ciò che ci è stato donato, perché noi sappiamo farne parte agli altri. Chiediamo allora in questa giornata al Signore di lasciarci nutrire in profondità dall'Eucarestia, di non aver paura di affacciarci sul mistero grandioso del Suo amore che si fa carne per entrare nella nostra vita. E chiediamo
che questo nutrimento trasformi la nostra vita, rendendoci sempre più capaci di essere anche noi quelli che distribuiscono nutrimento agli altri.